La giunta comunale del sindaco Betta taglia quest'anno il traguardo dei 3 anni. A metà mandato, gli amministratori della maggioranza si sono riuniti stamattina sulla veranda del Casinò per tracciare un bilancio di quello che è stato fatto e quali saranno i prossimi progetti da affrontare nel prossimo triennio. Siamo giunti a metà del mandato della giunta Betta, un bilancio positivo? Sì, oggi per noi è una giornata importante, una giornata che ci tenevamo come amministrazione, come giunta e come maggioranza soprattutto, di portare quello che è i risultati concreti, perché molto spesso la politica si perde in chiacchiere ore e ore e ore. E noi oggi volevamo dire quali sono le cose concrete che sono state realizzate. In primo parto dal bilancio, che è proprio quello economico, che è un bilancio sano, che abbiamo concluso proprio pochi giorni fa e dà dei dati, insomma, molto positivi. Insomma, siamo partiti dal 2010 con una situazione di forte indebitamento che superava i 9 milioni di euro e oggi, insomma, il bilancio dell'amministrazione è solido, ma soprattutto dà prospettive per il futuro. In termini di opere pubbliche abbiamo delle opere importanti come la palestra di Via Nas che sta arrivando in conclusione, sarà davvero un bellissimo palazzetto dello sport che sarà dedicato a due discipline che sono quelle della pallavolo e quelle dell'arrampicata. Chiaramente serviranno gli allestimenti e poi sarà finalmente la palestra per le scuole di Via Nas che avevano una trasferta e quindi torneranno a utilizzarla. Da settembre quell'opera è conclusa, è un'opera importante, un'opera da 3 milioni e 8, quindi insomma con gli allestimenti tutti supererà i 4 milioni di euro, non ce ne saranno ancora così tante. Poi abbiamo in conclusione il magazzino comunale, conosciamo le vicende del magazzino che hanno per anni messo a dura prova il bilancio perché si pagava un affitto, il magazzino comunale è a completamento e anche quello quest'anno finalmente arriverà alla sua conclusione. Poi una serie di cose importanti, finalmente la Croce Rossa ha la sua sede e questo, insomma, è una cosa a cui noi tenevamo come amministrazione, anche l'ADA, l'Associazione Difesa Animali, siamo riusciti a dare loro in zona San Tommaso un ottimo ritrovo sia per l'associazione ma soprattutto per quello che sono gli animali. Abbiamo concluso la Bow Beach, che è quella lungo il fiume Sarca, alcuni piccoli collegamenti di marciapiedi, vorrei ricordare quello lungo la via Brione, dove, insomma, siamo riusciti ad acquisire un pezzo di marciapiede a titolo gratuito e altri tratti. Stiamo pensando alla rete delle ciclopedonali, perché quella rete per noi è fondamentale ed è futuro. Chiaramente, insomma, la Commissione PUM ha lavorato. Il vice sindaco Bresciani, anche lui, si è dato molto da fare e sono delle questioni che piano piano vengono avanti. Poi vorrei sottolineare i centri storici. Sui centri storici i risultati, io vorrei fare il panorama dal 2010, sono risultati di grande conforto perché comunque Caneve, San Martino e San Giorgio sono realizzati e pronti, insomma, ed è cambiato l'aspetto di quei centri storici. In questo momento sono in corso i lavori di Vigne, Chiarano è stata fatta una piccola parte con Ermo, su Ermo abbiamo davvero una partita importante su cui l'amministrazione non deve assolutamente mollare e retrocedere perché lì si parla veramente di comparti. Credo che la comunità di Arco abbia già dato troppo sull'ospedale di Arco. Dobbiamo difendere quello che è la sanità e sulla sanità, che è quella privata, che è anche e soprattutto un modello che ci deriva dal passato, quando, insomma, qua nel nostro territorio avevamo, insomma, le case di cura, insomma, quindi i sanatori, e oggi io lo chiamo Curort 2.0 e quel Curort dato dalla sanità privata lo dobbiamo davvero blindare, che è un'eccellenza trentina e anche in termini economici dà un risparmio forte. Si parla tutti di teatro, io non voglio perdermi in teatro, parlo di una sala della comunità, una sala che ad Arco serve perché comunque non abbiamo posti dover ritrovarsi con più di 400, di più 200-250, quello sarà una struttura da 450-500 posti. Io credo che i lavori debbano ripartire perché vi sono opere per già centinaia di migliaia di euro già fatte, non si può tornare indietro e quindi da lì ripartire. Io intendo fare un consiglio comunale il 5 aprile, esporre a tutto il consiglio comunale qual è la situazione attuale e poi si declinerà insieme se sarà teatro, se sarà un auditorium, se invece sarà un cinema. Quella può essere una fase successiva alla ripartenza dei lavori circa un annetto. Si parla tutti di teatro, io non voglio perdermi in teatro, parlo di una sala della comunità, una sala che ad Arco serve perché comunque non abbiamo posti dover ritrovarsi con più di 400, di più 200-250, quello sarà una struttura da 450-500 posti. Io credo che i lavori debbano ripartire perché vi sono opere per già centinaia di migliaia di euro già fatte, non si può tornare indietro e quindi da lì ripartire. Io intendo fare un consiglio comunale il 5 aprile, esporre a tutto il consiglio comunale qual è la situazione attuale e poi si declinerà insieme se sarà teatro, se sarà un auditorium, se invece sarà un cinema. Quella può essere una fase successiva alla ripartenza dei lavori circa un annetto e questo è un tema importante. Poi vorrei dare un altro tema che è quello del Vallotomo. Sul Vallotomo stiamo lavorando, non vogliamo assolutamente infilarci quello che è accaduto a Mori. Noi tuttavia, io ricordo che proprio il giorno del
delle elezioni abbiamo avuto una frana devastante ed è un miracolo che non vi siano state vittime, i danni sono stati importanti. Oggi c'è un progetto, abbiamo ascoltato anche gli ambientalisti, con gli ambientalisti si è cercato di inserire all'interno del gruppo di lavoro un paesaggista che ha trovato delle soluzioni di mitigazione. Quel progetto è stato portato anche all'attenzione degli abitanti, io ho una raccolta firme di tutti gli abitanti che sono lì e quindi la situazione è totalmente diversa da quella di molti. Tutti gli abitanti che sono lì hanno firmato, tranne qualcuno che preferirebbe addirittura vendere. Ecco, su Valutomo il progetto è pronto, è stato portato alla provincia e anche quello insomma è un tassello importante. La provincia ha fatto alcune osservazioni e quindi procederemo. In questo periodo si è fatto davvero tanto e sono contento, sono qua a portare io la voce del lavoro di un gruppo di lavoro che sono qua veramente, qui c'è una bellissima maggioranza oggi, e lavorare insieme, lavorare in gruppo è fondamentale rispetto a lavorare da soli, quindi una maggioranza che è riuscita a fare sintesi di tante persone e di tante persone di camminare insieme. Breve cenno sui grandi volumi di Arco, è un problema che si trascina da decenni, la giunta Betta riuscirà a gettare le basi per risolvere questo problema? Su questa tematica mi fa piacere perché chiaramente i grandi volumi sono ritornati alla ribalta proprio negli ultimi tempi, quasi fossero spuntati come i funghi vengono dalla sera alla notte, invece sono grandi volumi che ci sono da decenni. Questa amministrazione ha voluto accendere i riflettori sui grandi volumi e ci sono dei progetti, li butto lì velocissimamente, parlavo prima di Curort 2.0, ma vice sindaco Stefano Bresciani è riuscito con Villaggi del Sole a provare a portare delle prime proposte. Allora su quello che qui si sana e il vecchio volume dell'ospedale c'è una prima proposta di un riutilizzo di questi volumi per quelle persone che andando in pensione nel nord Europa e avendo facoltà possono venire qua a trascorrere l'anzianità. È un progetto che sta portando avanti Casa di Cura Regina, ha fatto un intervento ottimo di ampliamento, questa è una prima possibilità. Poi abbiamo altre 3-4 questioni che sono importanti, che è sul vecchio oratorio, sembra che ci sia un interesse da parte di qualche privato e questo sarebbe importante perché l'amministrazione non ha le risorse economiche, non le ha avuto 30 anni fa quando i tempi erano buoni, c'erano grandi risorse, oggi che le risorse sono poche ma le idee per fortuna non ci mancano, e cercheremo magari quel volume di metterlo all'asta e di vedere, chiaramente lo mettiamo all'asta se c'è un interessato. Poi si sta aprendo una partita importantissima sul San Clero, che non è un volume del comune di Arco, della provincia, però con un'iniziativa che abbiamo fatto noi con il dottor Fontana, il voler portare quello che è la salute, il benessere psicofisico, quindi riportare quello che sono le radici della nostra storia, si sta aprendo sul San Clero una possibilità molto interessante. Poi ho buttato una provocazione che abbiamo portato avanti come maggioranza con quello che riguarda un po' gli Schutzen e dire perché l'ex bersaglio non lo prendete voi in gestione e vi cediamo il volume, iniziate a fare i primi lavoretti perché è una struttura in area a alto rischio idrogeologico, quindi non è che si potrà fare un museo, però potrebbe essere utilizzata almeno quelli che sono stati gli ultimi utilizzi. Sui grandi volumi si sta muovendo, quindi a me piacerebbe almeno per la fine di questa consigliatura che qualche progetto abbia preso via e che qualcosa sia incanalato. Qui siamo in un grande volume che è il casinò, su questo grande volume una scelta l'abbiamo fatta dopo tanti anni di non scelte, qui sta per entrare la scuola musicale e questa è una scelta fondamentale. La stazione dell'autocorriere è stata ceduta ad AMSA partirà con un intervento già nell'anno prossimo, quindi vuol dire le cose sono già in corso con i grandi volumi.